serie bwin, tutti i colori della passione. Allo stadio Granillo di Reggio Calabria scendono in campo Regina e Cittadella per la 40esima e terz'ultima giornata in Serie bwin. Le sconfitte contro Verona e Sampdoria hanno reso i play-off aritmeticamente irraggiungibili per gli uomini di Roberto Breda. Un risultato positivo per i ragazzi di Claudio Foscarini potrebbe invece voler dire salvezza anticipata senza passare neppure dal prolungamento dei play-out. Si parte agli ordini dell'arbitro Gavigliucci di Latina. È già in piedi mister Breda per dare indicazioni ai suoi. Al quarto minuto subito una punizione per Di Roberto, la palla salta davanti a Belardi che non si lascia sorprendere e mette in calcio d'angolo. Alla quinto il cross di Rizzato, colpo di testa centrale di Ceravolo, nessun problema per il portiere della Cittadella Alex Cordaz. Vito Francesco spinge a sinistra, tenta un destro che viene bloccato comodamente da Belardi. 34esimo, ancora Rizzato da sinistra, il colpo di testa vincente di Armellino. Regina in vantaggio con il secondo gol in questa serie bwin per Marco Armellino, arrivato a gennaio dal Sorrento. È la sua nona presenza, ma già al 35esimo c'è il pareggio della Cittadella con Simone Ciancio. È il suo primo gol in carriera in Serie bwin, arrivato a Cittadella a sua volta a gennaio dall'Alessandria in seconda divisione. Spinge ancora la squadra di Foscarini, la girata di Carmine, molto bravo, a mani aperte Belardi in calcio d'angolo. Siamo al 42esimo e questa volta Cordaz a mettere in angolo su incursione insidiosissima di Fabio Ceravolo. Un bel primo tempo, la ripresa inizia in questo istante, primo piano per il tecnico del Cittadella Claudio Foscarini. 51esimo, Vito Francesco per Di Carmine, vinto un rimpallo con Emerson, il sinistro vincente di Samuel Di Carmine. Cittadella in vantaggio, potrebbe essere la vittoria salvezza per i veneti. È il sesto gol in questa serie bwin per il giocatore di scuola a Fiorentina, anche un pizzico di fortuna per lui. Fuori Ceravolo al 61esimo, dentro Alessio Viola con la maglia numero 10, 64esimo, da fallo laterale, palla per Campagnacci che cade in aria, ma non ci sono discussioni perché Alessio Viola mette tutti d'accordo, segna il 2-2 con un sinistro rasoterra. È il suo terzo gol in questa serie bwin, immediatamente ristabilita la parità. Ci prova con il mancino di Roberto, in angolo Berardi, la partita è ancora molto molto bella. Ciancio tenta addirittura la doppietta personale con un sinistro che però finisce alto. Angella, colpo di testa fuori, ci sono occasioni a raffica da una parte e dall'altra. Siamo al 75esimo, in profondità per Di Carmine, diagonale che non lascia scampo a Belardi. Il Cittadella torna in vantaggio 2-3. 77esimo, la risposta della Regina, palla dentro da parte di Rizzato, una carambola e Alessio Viola è attentissimo. 3-3, Vito Francesco e Cordaz sono sfortunati ed è doppietta personale anche per Alessio Viola dopo quella di Carmine. Siamo al 78esimo, ancora Alessio Viola, scatenato, un paio di dribbling, un'altra finta, Alessio Viola destro fuori di un soffio sul tuffo di Cordaz. 84esimo, palla dentro, viene sfiorata da Di Carmine, poi dalla parte opposta Vito Francesco chiama Belardi ad una parata in due tempi. Finisce al Granillo sul punteggio di 3-3 tra Regina e Cittadella, un punto che per i veneti vale la salvezza.